grazie, caro Dario, cari direttori, cari direttrici, cari direttori, autorità tutte. Giusto il tempo di tre brevissimi pensieri, preceduti però dalla gratitudine al ministro Franceschini, al presidente Baratta, a tutti i loro collaboratori per questa intuizione e seguiti da un grande in bocca al lupo ai nuovi direttori. Prima considerazione molto rapida: la cultura al centro del dibattito politico, ricordava il ministro Franceschini. Può sembrare banale, può sembrare un tema dettato semplicemente dalla dalla fase agostana della discussione politica. Non è così. Noi vogliamo che la cultura non sia periferica, ma sia al centro della scommessa sul futuro dell'Italia. Perché non abbiamo semplicemente da valorizzare con una frase vera, ma ormai trita e ritrita, il grande patrimonio artistico culturale. Non abbiamo soltanto da dire quanto è grande e bella la nostra tradizione, ma abbiamo un'emergenza di fronte a noi. Ed è l'emergenza della ragione stessa dell'appartenenza di una comunità e ad una comunità. Mi spiego meglio in 30 secondi. Noi oggi stiamo vedendo le ragioni ideali dell'appartenenza a una comunità, penso su tutti alla comunità europea, all'ideale europeo, profondamente messe in crisi, profondamente messe in discussione. Non è un singolo problema la questione immigrazione o la questione terrorismo o la questione economica, è proprio l'idea dell'appartenenza che viene messa in discussione. Vale per l'Unione Europea, vale per tanti altri grandi contenitori di speranze e di ideali. Bene, per noi la cultura è la ragione d'essere della nostra comunità e della nostra convivenza, che non vuol dire semplicemente un'opera d'arte, una biblioteca, un archivio o, perché no, un asilo nido o un centro di arte contemporanea, ma è quel patrimonio di valori che tiene assieme un popolo. La cultura per noi è questo. Rimetterla al centro della discussione politica significa dire che la grande scommessa sull'identità nazionale ed europea si fa recuperando nel nostro passato le ragioni profonde per lo stare insieme oggi. È questa la sfida del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo e di conseguenza è la sfida del Governo. E allora da questo punto di vista ci sono poi tutte le ricadute economiche, i ritorni turistici, gli aspetti più legati ai numeri e alle statistiche, ma quello che ci muove è innanzitutto l'idea che la cultura sia al centro di tutto. In quest'estate noi abbiamo visto più volte una discussione ad esempio sull'attacco e gli attacchi terroristici all'Occidente. Spesso è stato colpito un museo, spesso è stato colpito un luogo di culto, spesso è stato colpito un edificio scolastico. Perché? Perché il terrorismo sa benissimo quali sono i punti identitari di un paese, di una storia, di un'esperienza. Dunque, primo pensiero, cultura come centro di tutto. In questo luogo così bello possiamo ridircelo e segnarlo come valore costitutivo della sfida italiana. Poi naturalmente non sarà sempre semplice poter affermare questo concetto, ci saranno sempre le riforme o le emergenze, le questioni della contingenza politica a prendersi le prime pagine, ma per noi, per il nostro governo, lo ha detto molto bene Dario, questa è la priorità assoluta. Secondo punto, i musei. Declinazione non esclusiva, ma certo importante, di questa idea di cultura. Noi abbiamo una grande sfida davanti a noi, è l'idea di allargare con un bando pubblico, chiamare coloro i quali erano intenzionati a fare una domanda, 1200 domande, 105 candidature, la scelta che è stata fatta. È un percorso molto interessante, non toglie niente alla qualità di chi ha servito fino ad oggi lo Stato a guidare i musei, che voglio ringraziare. Prendete il posto di autorevolissimi professionisti, cui siete spesso legati da sentimenti di amicizia, di stima, e che comunque hanno fatto un grande lavoro a servizio del Paese. Tuttavia esiste una priorità oggi nella gestione museale, che è quella di riuscire ad affermare un modello di museo che sia un pochino più vicino al modello di museo tipico del mondo, soprattutto occidentale, e del mondo, direi, per molti aspetti anglosassone, non soltanto francese, e un pochino meno
all'idea tradizionale del museo italiano, che è meravigliosa. Io ho fatto il sindaco in una città che ha qualche museo. Il punto è che non c'è più la fruizione museale che ha caratterizzato la nascita di quegli edifici. Non è più soltanto a disposizione di un'elite selezionata che magari fa il grand tour e che segue le città tradizionali e che quindi già è preparata e conosce già ciò che si aspetta di vedere e quindi non ha più bisogno di un'intermediazione o di un diverso livello organizzativo. I musei dell'Ottocento, i musei e anche della prima parte del Novecento si sono rivolti spesso a una elite selezionata di persone. I fruitori erano persone molto spesso decisamente colte, in grado di conoscere e riconoscere le grandi opere d'arte. Oggi è diverso. Oggi il museo è un'esperienza nella quale l'opera d'arte deve comunque essere in grado di dirti qualcosa, di darti qualcosa. E lo puoi fare attraverso un modello organizzativo e gestionale più legato, lo spiegava bene il ministro Franceschini, a criteri di autonomia, di organizzazione diversa, meno di rigida organizzazione burocratica da livello centrale, e contemporaneamente però deve essere in grado di riaffermare gli stessi valori. Dicevo di una città, la mia città, che nasce dalla grande intuizione di una donna, perché se non ci fosse stata l'elettrice Paladina, che nel suo testamento, o meglio nel legato che segna la fine dell'esperienza dei Medici a Firenze, decide di lasciare tutto il patrimonio della sua famiglia, tutto il patrimonio di Firenze alla città di Firenze, o meglio allo Stato, discussione fatta quando facevo il sindaco, allo Stato per il godimento dei cittadini e dei forestieri. Quella donna aveva capito molto prima di tanti altri la straordinaria valenza e validità della cultura, il godimento dei cittadini per il miglioramento della qualità della vita, perché la cultura aiuta e serve a questo, e anche la capacità di accogliere turisti, i forestieri, così li definiva l'elettrice Palatina. Ecco, oggi il museo ha bisogno di ripensare se stesso, il modello organizzativo di un museo deve essere più efficiente, deve essere più capace di innovare. E questi 20 professionisti che il ministro ha scelto nella terna consegnatali dalla commissione hanno sicuramente esperienze di grande, grande, grande profilo ed hanno una grandissima responsabilità. Avranno da noi tutto il supporto, tutto il sostegno, ma hanno una grande responsabilità, perché su di loro sta la sfida della possibilità di portare per mano i musei italiani nello spazio inquietante ma affascinante del futuro. Terzo e ultimo pensiero, un pensiero per il Paese. Noi stiamo vivendo un momento straordinariamente interessante in Italia. È come se fosse tornata la fiducia. La fiducia economica, certo, ma la fiducia economica, lasciatemelo dire, è una componente importante, ma paradossalmente secondaria. La fiducia, che è la vera riforma strutturale che ci attende, è la fiducia non del voto parlamentare, è la fiducia delle persone, delle donne e degli uomini che pensano che questo Paese non abbia già esaurito tutte le cartucce. Ci sono stati dei mesi, degli anni in cui si è pensato che l'Italia fosse finita. Io sono convinto che avvicinandosi in uno dei 20 musei, da Taranto, che voglio citare per prima, perché la realtà culturale di Taranto è una realtà preziosa per noi, per mille motivi, fino agli altri grandi edifici museali, fino alle altre grandi sfide che ciascuno di questi valorosi professionisti dovrà affrontare. Bene, da Taranto a tutte le altre città emerge una richiesta, una domanda, che è quella di tornare a credere che l'Italia non è un paese finito. Chiunque di voi entrasse in uno di questi 20 luoghi si rende conto di quale straordinaria potenza e bellezza siamo in grado di sprigionare. È necessario che questo elemento di fiducia arrivi ai cuori dei nostri concittadini. È necessario che tutti insieme, lo Stato, nella sua variegata pluralità di forme, sia in grado di dare un messaggio di speranza, di rinnovato, non semplicemente ottimismo, ma di rinnovata credibilità in ciò che possiamo fare. Io ci credo molto. È un momento nel quale davvero i dati economici, finalmente dopo 3 anni, invertono il segno, il meno diventa più, un po' in tutti gli indicatori, nella produzione industriale, nell'occupazione, nel PIL, nel turismo.
ma anche e soprattutto nella presenza dei musei, nel numero di biblioteche. E io credo che questo sia un punto molto molto importante per il nostro futuro. Allora, caro Dario, signor Ministro, cari tutti voi, credo che siamo di fronte a una grande sfida, che non è soltanto quella di far funzionare meglio i nostri musei, certo anche questa, ma è quella di restituire all'Italia l'orgoglio e la consapevolezza di essere l'Italia. L'orgoglio e la consapevolezza di essere un paese che non si piange addosso, ma che se fa il proprio mestiere, se adempie al suo compito, è nelle condizioni di essere un punto di riferimento per i propri ideali, per i propri valori, per la propria qualità, anche a livello europeo. E Dio solo sa quanto abbiamo bisogno in questo momento di ritrovare degli ideali e dei valori anche a livello europeo. In bocca al lupo. Grazie Presidente. Dunque abbiamo pensato di fare così anche per il ritardo. 5 domande, c'è il microfono e poi chiudiamo la conferenza stampa. Naturalmente i direttori dei musei resteranno qua per faccia a faccia personali. Buonasera Paolo Conti del Corriere della Sera. Una domanda al Presidente, al signor Presidente del Consiglio. Lei ha molto efficacemente descritto qual è l'obiettivo di fondo, cioè questa idea della identità e dei valori. Ora, le domando, non la prenda come una polemica, è semplicemente un dato di fatto, se lei pensa da ministro, da Presidente del Consiglio, ciò che disse in una certa stagione a Firenze sul ruolo delle sovrintendenze, ovvero lei da Palazzo Chigi ha cambiato opinione sul fatto che le sovrintendenze possano essere un freno allo sviluppo del paese o pensa a qualcosa di differente? Lei ricorderà quella mia dichiarazione, peraltro prolungata, non fatta una sola volta, e che si riferiva a una serie di procedimenti burocratici che hanno più volte bloccato l'azione e l'attività delle amministrazioni locali. Procedimenti e provvedimenti burocratici che gli stessi rappresentanti delle sovrintendenze contestavano allora, ancorché costretti dalla legge a eseguire. Se la domanda è rispetto alla qualità delle donne e gli uomini che io ho incontrato nella mia esperienza di sindaco all'interno delle sovrintendenze, le dico che ho incontrato fiori di professionisti. Se la domanda è rispetto alle procedure che lo Stato mette in atto, le dico che no, non ho cambiato minimamente idea, tanto è vero che abbiamo cambiato le leggi, che abbiamo cambiato le regole del gioco. Noi siamo per la tutela, per un grande investimento in tutela. Vorrei che la tutela diventasse un elemento anche da esportare da parte dell'Italia. Nella diplomazia culturale stiamo lavorando molto perché si possano formare giovani professionisti nei nostri istituti, nei nostri centri, quindi io sono assolutamente un sostenitore della necessità di investire sulla tutela, ma contemporaneamente su una chiarezza di procedimenti, per cui se uno presenta una domanda non può stare 2 anni ad aspettare la risposta. E da questo punto di vista le innovazioni che abbiamo già prodotto ai regolamenti e alle leggi penso che vadano nella giusta direzione. Io sono Silvia Lambertucci dell'Agenzia ANSA. Buongiorno. Io volevo rivolgermi al Presidente del Consiglio, se mi consente, Ministro. Perché visto che abbiamo aperto col discorso del personale, che è un discorso molto importante per la cultura, anche in tema di futuro e di giovani, di volano, se la cultura deve essere un volano per l'economia, dovrebbe essere anche un approdo occupazionale per i nostri giovani. E allora la mia domanda scende su termini un po' terra economici, intanto le chiedo, siamo in fase di legge di stabilità, come saranno i fondi per la cultura quest'anno. E poi tornando su questa questione dolorosa del personale, mi chiedo, è vero, questo ministero ha un'età media per gli attivisti di 59 anni, ma per tutti i circa 19.000 dipendenti del ministero non è molto più bassa, si parla 56-58, allora c'è un problema anche di passaggio di competenze, di formazione dei giovani. Il turnover è bloccato con tutta la pubblica amministrazione, ma voi che come governo state molto puntando sulla cultura, state pensando a una deroga per la cultura, volendo puntare, state pensando a degli interventi per poter rendere possibili delle assunzioni di giovani in questo ministero? I temi dei numeri della stabilità saranno noti dopo il DEF. Il quadro di aggiornamento del DEF verrà deciso
venerdì prossimo, che è il giorno 18, e sarà consegnato come da normativa entro il 20 in Parlamento. Chiarito il quadro DEF, si aprono, diciamo, più o meno 25 giorni, perché entro il 15 ottobre la legge di stabilità deve essere presentata in sede di Senato. E questo spiega anche la tempistica delle riforme, quindi quando tu poi entri nella discussione del Senato interrompi la discussione parlamentare sugli altri argomenti. Questo rende ragione della data del 15 ottobre anche sulle riforme. In ordine, quindi, non anticiperei niente e lascerei volentieri al Ministro nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, le singole iniziative sulle quali peraltro egli vi ha già a lungo intrattenuto, dalle iniziative già partite a quelle che ancora dovranno essere messe in atto. Rispetto al personale, io credo che si ponga un tema importante di scelta strategica, di una sorta di piano del personale che dobbiamo fare a livello di pubblica amministrazione. Le do un dato, so che può sembrare un dato un po' alto. Nell'assestato del bilancio, cioè nel bilancio che è già stato votato, le spese di personale della pubblica amministrazione italiana crescono tra il 2015 e il 2016 da 87,3 miliardi a 89,5 miliardi. Che vuol dire? Vuol dire che al netto della sentenza della Corte Costituzionale, che pure pone il tema dello sblocco dei contratti per i dipendenti pubblici, già adesso noi abbiamo un aumento di denaro per il personale di 2,2 miliardi di euro. Naturalmente si tratta di una cifra che riguarda non soltanto la cultura, ma che riguarda tutto il mondo della pubblica amministrazione, a cominciare dalla scuola, sulla quale, come sapete, abbiamo fatto un investimento, ma non soltanto sulla scuola. E allora che cosa voglio dirle? 89 miliardi su un bilancio complessivo di 800 miliardi non è una cifra così drammatica come si crede, circa il 12%, è una cifra in media rispetto ai parametri dei nostri amici e colleghi paesi europei. Purtuttavia io credo che esista uno spazio di, non dico razionalizzazione perché sembra diminuzione, ma di intervento intelligente. Giustamente magari non hai bisogno in tutte le sale di avere un singolo custode che magari sta anche un po' stravaccato sulla seggiola, parlo per l'esperienza, diciamo, nel museo comunale, metto la mia, ma potrei fare altri, diciamo, parlo da ex sindaco. Hai bisogno probabilmente di, con una gestione diversa, qui saranno i direttori dei musei a decidere, forse di avere uno in più all'Opificio delle Pietre Dure o alla Biblioteca Nazionale. Ora in questo caso faccio riferimento soltanto a Fiorentina, ma potrei parlare di la Biblioteca Nazionale di Roma o di altri istituti. Cioè è necessario capire laddove servono gli investimenti sul turnover e laddove invece si può fare un ragionamento diverso. Quindi questa divisione mi porta a dire che il ritornello, c'è bisogno di persone, 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 non ha senso. Abbiamo bisogno di tecnici del restauro perché è una realtà che dobbiamo valorizzare di più e che possiamo anche presentare all'estero come una delle caratteristiche nostre, della diplomazia culturale italiana, così la chiama giustamente Dario, e sulla quale sta lavorando anche col ministro Gentiloni, e magari abbiamo bisogno di ridurre il numero degli amministrativi in alcune realtà, perché con l'innovazione tecnologica non c'è più bisogno di avere un certo numero di funzionari amministrativi. Ecco, l'ho fatta un po' lunga, ma la risposta è: il turnover si può anche mettere in discussione, o meglio le modalità stringenti del turnover, ma per farlo è necessario avere un quadro d'insieme. Ci affidiamo anche alla capacità dei dirigenti per quello che riguarda i musei e dei direttori generali del Ministero per quanto riguarda le singole istituzioni, per capire laddove servono davvero nuove persone. È evidente che bandire un concorso per 30 tecnici del restauro è un qualcosa che riempie il cuore di gioia per tutti coloro che si occupano di restauro, ma è anche un'occasione professionale. Farlo per tanti altri amministrativi forse, secondo me, ha un po' meno senso.